come un ponte su un'autostrada, un ponte su un'autostrada, è quel che vedi dai finestrini di questa macchina usata. Stiamo aspettando il concerto e intanto oggi è un giorno particolare perché esce un libro, un piccolo ma splendido libro. Facciamo sì. Pubblicità, eccolo, facciamo vedere. Di cosa si tratta? Allora, è un libro fatto da Alessandro Arianti e Silvia Viglietti, si chiama Sulla strada Photo Edition ed è semplicemente il racconto di come, racconto fotografico per lo più, di come abbiamo realizzato questo disco, questo ultimo mio disco. Il making of, si dice adesso, quindi questo è il making di Sulla strada, fotografico, con dentro alcuni contributi un po' strani, tipo i testi autografi con le correzioni, con i testi in bella copia, diciamo, i testi delle canzoni presenti nel disco, e in più i foglietti su cui io mano a mano andavo scrivendo questi testi con cancellature, ripensamenti, pentimenti vari. Quindi insomma, qualche cosa che... perché lo maneggio così affettuosamente? Perché mi piace, questa è la verità, anche se parla di me invece che imbarazzarmi. E mi piace perché non è celebrativo, perché non ha la pretesa di essere la storia di niente, ma proprio la documentazione, la fotografia di gente che lavora con la musica e che con la musica si sta divertendo. E questo è un'anteprima in qualche maniera, perché so che state preparando sempre con Alessandro, che è il tuo tastierista di fiducia da molti anni ormai, e con Silvia Viglietti state anche preparando un libro ancora più impegnativo. Sì, però Alessandro qui si sta comportando come Beppe Grillo, nel senso che sparisce, non fa dichiarazioni alla stampa, in realtà dovrebbe parlarne lui, essendo lui l'autore, però Alessandro non ne parla, ne parlo volentieri io, ma io sono l'oggetto di questo libro più grande e più esteso che uscirà più avanti. E quindi più che dire che io l'ho visto nascere e che questo libro avrà un contributo testuale più allargato e anche più foto, non posso dire, se no che vedo che è stato concepito e realizzato con molto affetto verso di me, con molto amore verso di me, il che tutto sommato è naturale perché l'ha fatto uno della mia band, quindi ci mancherebbe che non mi volesse bene. E quindi lo prendo come una testimonianza di stima e di affetto. E questa per me è la cosa più importante. È comunque, secondo me, un gran bel libro. Insomma, possiamo dirlo, di solito sui musicisti c'è un'editoria che spesso privilegia il glamour, no? Sì. Insieme anche a volte a una certa fretta nell'impaginazione, a una certa fretta nel raccontare. Qui invece non c'è il glamour. Non c'è la patina, il libro è molto accurato proprio dal punto di vista, se vogliamo dire, bibliografico, proprio è un libro importante secondo me, poi dopo è chiaro che a me piace per forza, però insomma. Restando in tema di libri, dato che siamo su tutto libri, hai di recente fatto un audiolibri per la Emons, Cuore di Tenebra, corretto? Sì, corretto, Cuore di Tenebra, di Conrad, niente, mi hanno chiesto questi della Emons di provare a fare la parte del lettore, di leggere per gli altri, di incidere per gli altri tutto Cuore di Tenebra, di Conrad, che è un libro tutto sommato abbastanza breve, un racconto lungo, un romanzo breve, però molto, molto complesso. E io l'ho fatto un po' a cuor leggero, devo dire, ho buttato il cuore oltre l'ostacolo, ho detto sì, proviamoci, alla fine sono molto soddisfatti loro e credo anch'io a questo punto, insomma, sono contento di aver letto un libro che mi è sempre piaciuto e quindi di aver messo a disposizione del pubblico degli audiolibri, che è un pubblico in crescita, un pubblico così curioso evidentemente della letteratura, e qualche cosa di nuovo che passa attraverso la mia voce. Il tuo libro del cuore? Sono quelle domande sempre molto difficili, perché adesso ne dico uno, poi dopo dico, ah, accidente, devo dire quell'altro. America di Kafka è un libro che nella produzione di Kafka viene considerato un'opera minore e che io ho trovato sempre molto molto affascinante, quindi quello, un libro incompiuto, quindi come alla fine dei conti tutti i libri sono incompiuti, anche quelli che uno pensa che la parola fine voglia dire fine, poi in realtà c'è sempre qualcosa che manda oltre la fine del libro. America di Kafka. Grazie Francesco De Gregori, e stasera al concerto e poi sulla strada tour continua.
continua, andiamo spasso in giro con la musica, con il libro, e quindi grazie. Grazie. Difficile capire cos'è, ma deve essere strada.